Ciao Musetta, lo sai che è una grande sorpresa per te? Oh, ciao ragazzi, non vi avevo notato. Oggi, come ho detto, c'è una sorpresa per la nostra Musetta del 2014, perché è appena uscita non l'abbiamo comprata. Ta-da! Beh sì, dopo i gattini escono anche i pony, e infatti questi sono Pet Peridi Pony. Bene. Ecco qua. Qua possiamo vedere che cosa c'è dentro. E qua ci sono gli altri pony che possiamo vedere. Io ho scelto questo perché mi piaceva. Non per altro mi piaceva. Cioè era molto bello. Se si aprisse sarei anche un po' più felice. Oh. Ehi. Qualcuno può chiamare l'aiutante? Vivo! Ah, ecco, vuoi una forbice aiutante? No, un poco. Ah, non avevo... Grazie, aiutante. Grazie, che ci sono dei fermi da qualche parte. E a me mi sa che c'è lo scotch, cosa che non è una novità, cioè in quasi tutti i giocattoli c'è lo scotch. Aiutante! Aiuta! E secondo me c'è qualche sgancio qua. Sì. Ma no, qua c'era lo scotch. Lo scotch che blocca. Ah, era qua, era qua. Scotch, birichino. No, lo scotch cattivo. Brutto scotch rispettoso. Vabbè un po'. Aprite la scatola con un adulto. Un poco complicato da aprire questa scatola. Vediamo un po'. Bene, dopo tanto tempo ci siamo riusciti. No, una piccola pausa. Abbiamo dovuto un po' rompere da un lato la confezione. Tutto qua. Perché era sigillata. Molto probabilmente c'era un altro modo un po' più agevole di aprirla, ma non abbiamo ben compreso. Vabbè, cominciamo ad aprire e vedere un po' il contenuto. Oh, scotch, mamma mia. È una confezione brindatissima. Un giorno venderanno i giocattoli che saranno scotch. Le fette. Sì. Ah, no, no, no. Ci riesco da una parte. Da una parte ci sono riuscita. Credo che sia lo stesso criterio anche dalla tua. Però ce la faremo e anche molto velocemente. Ah, finalmente! Dopo tanto tempo! Tutto sigillatissimo. Cosa c'è dentro? Una spazzolina, un pezzino, penso quello per trasportarlo, una carrozzina o anche uno specchietto. Ci sta la nostra nuovo pony, la casetta del pony, tutta più. Ma c'è soprattutto il guinzaglio, cosa che mi consiglio. Certo. Anche questo, tutto super sigillatissimo. Con che cosa? Con lo scotch. Ci mancava lo scotch, cioè. Sempre sto scotch. Scotch. Allora, con questo riesco a risolvere. Un attimo solo, mettiamo in pausa. Bene. Allora, siamo riusciti a tagliare un po' di scotch vari che bloccavano tutto. Dopo aver tagliato i vari scotch, adesso incominciamo ad aprire. Allora, iniziamo con... È sigillato anche qui. No, il pony è sigillato così. Vabbè, prima togliamo prima ogni cosa la confezione. Liberiamo la casetta. Oh, ma è bellissimo, ti posso dirlo. Scusa, non ho visto, puoi metterla? Certo, è tutta glitterata sopra. Ma dentro è molto bello. Vedo che fuori... Non si può aprire, penso. Sì, possono mettere le cose dentro, tutto. Credo che dentro si possono mettere tutte le cose, tipo i petting, perché hanno sti cosoni sopra questi buchi. Quindi
credo. Scusate. Bene, è tutto sigillato come se fosse il tesoro più prezioso di tutti. Bene. Aiuto! Aiutante! Un attimo, oh, in effetti è molto sigillato, un secondo solo. È lunghissimo! Oh, scusami. Ha tirato Miriamix, la punta del pony. Mi dispiace, pony, amore. L'ho tirato allora, la coda qua sotto. Mi fa. Poverino. Allora, facciamo un attimo. Allora, siamo finalmente riusciti a liberare i pony, scoprendo che questo pony ha sotto i piedi una piastra, forse per impedire che venga rubato altro, che deve essere sganciato con il cacciavite. Con il cacciavite. Però il pony notiamo che ha le rotelline sotto, quindi supponiamo che sia come la nostra piccola musetta che possa camminare tramite il guinzaglio. Perché anche la nostra musetta, come vedi, ha le stesse rotelline che tiene il pony. Allora, incominciamo a vedere gli accessori del pony. Ah, anche una bella coda, dei bei capelli. Tutta bella questa, è molto cucciolosa. Questo è un pettine. Come vedete, credo che questo pettine sarà per i capelli. Lo vedo un po' meglio, che non lo vedo. Ecco qua. Mm-hmm. Questo vabbè, sarà per i capelli. Dopo. Questo qua. Per la criniera. E invece l'altro è per la coda. Vabbè, poi vedremo. Poi perché dici che è per la coda? Perché sono due pettini differenti. No, mi sento che è per la coda. No? Poi cosa abbiamo? Quanto sono bella! Abbiamo il specchietto che fa vedere il nostro cellulare. Poi. Ti piace il cellulare? No, no. Cosa lo ruba? Inizia. Bene. Abbiamo tolto tutto. Oh, una cartina. Perché giustamente il pony deve mangiare qualcosina. Ah, questi sono degli adesivi da poter mettere sulla casetta. No. Su sì, sono su da mettere sulla casetta. Sì. Questo va qui. E altri accessori vanno sulla casetta per impreziosirlo. Vediamo però la carotina. Oh, che bella carotina. Miamma, che fame. Insomma, come accessori finalmente abbiamo trovato degli stickers. Abbiamo trovato. Ma manca ancora qualcosa, eh? Due pettine, poi abbiamo trovato uno specchio, una piccola carotina. E un guinzaglio! Il guinzaglio. Il guinzaglio è simile a quello che teneva una volta la musetta, cioè che si aggancia con un meccanismo di tipo magnetico. È una calamita, praticamente. Ok, allora lo posso risolvere, va bene. Allora, il gioco è carino. Un po' rispetto a musetta, un po' più di accessori, perché tiene la casetta, cosa che prima musetta non aveva, era un accessorio a parte da dover acquistare. Invece qui con 19,99 euro siamo riusciti a comprare sia il pony che la casetta. Io sto già ridando, giustamente, come si vede. Vediamo se questa è magnetizzata. No, è calamita. Vedi se è calamita, si attacca al muso. No, vedi, non c'è la calamita. Vedi se si attacca dalla parte verde? Lasciami. Sì, poco poco si attacca, Miriam. Sì. Ah! Vedi che si attacca. Si è attaccato. C'è la carotina che si attacca in modo magnetico. La calamita. Poi c'è una calamita qua che forse si devono mettere queste. C'è anche la calamita sopra la mangiatoia. E con questo si muove, ma forse ho capito che cosa, perché qua ho visto che c'è un buco, quindi può essere che questo si mette qua e poi con il buco si fa. Forse si appoggia la carotina qua sopra, guarda, vedi? No, sì, è anche la magia. No, secondo me no. Beh, l'unica perché cosa, come vedete, ragazzi, vedete qua c'è un piccolo buchetto, lo vedete? Sì. No, l'unica cosa che non capisco, mi sembra un po' eccessivo questa piastra con questi due cucciolini. Beh, anche a me.
ti costringono a utilizzare il cacciavite, ma devi averlo quello piccino piccino, perché altrimenti non puoi liberare il cavallino e non lo puoi neanche far camminare. Si stica, adesso, non allora, si staccano. No, praticamente dobbiamo andare a cercare il cacciavite e liberare il cavallino per far vedere ai nostri amici come si muove il cavallino. Facciamo così, andiamo alla ricerca della... Ta-da! Gli ho fatto la mangiatoia. E cos'è sta cosa che si muove? Cosa c'è? Perché così lei... No, perché così lei... Non so come chiamarla, vabbè. Te lo spingi così e sembra che stia mangiando. Ah, che carino! Nei commenti dite come si chiamerà. Ah, dateci un suggerimento. Nei commenti scriveteci che nome dobbiamo dargli a questo simpaticissimo pony. Anzi, io simpaticissima. Vorrei... Perché è una femminuccia. Questa simpaticissima pony. Dobbiamo dargli un nome. Come al nostro cagnolino l'abbiamo chiamato Musetta. Bella Musetta. Adesso dobbiamo dare anche un nome al pony. Ah, poi vi volevo dire una cosa che forse voi non avete intuito guardando qua. Bene, questo è da mettere qui e poi si mettono i pettini, vedete? Perfetto, non si stacca. Vabbè, fa niente. Facciamo una cosa, andiamo alla ricerca del cacciavite. L'ho staccato, l'ho staccato. Per liberare la nostra piccola pony. Dobbiamo liberare la nostra piccola pony. Nel frattempo le tartarughe si lamentano perché c'è un nuovo concorrente a casa, che le tartarughe sono famelliche e questo nuovo pony potrebbe mangiarsi tutti. Mi dispiace, che tartarughe. Tutti mangiare delle tartarughe, però vedo che ha già fatto amicizia col pony. La nostra musetta. Bello, musetta, bello, 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 bello. Mi posso fare una domanda? Si vede come è coccolone. Oh. È un po' storta di testa, però. Ma secondo voi... Ah, mi sono già risposta la sola. Sì. Mm-mm. Ok. È proprio la sua. Io, allora, non so più staccare niente? Sono quei giorni che vanno un po' così. Cioè, oggi mi cade una cosa. Oggi... Non si connette la TV, niente. Oggi troviamo le zampette del pony bloccate. Chi gli è venuto in mente di bloccare le zampette del pony? Ma chissà con quale, per quale principio. Però vedo che c'è una strana cosina qua sopra. No. Che cos'è? Aiutatemi. Senti, Miramix, che cos'è secondo te questo? Perché ci sta questo? Forse per farlo muovere. Miriam, attenzione. Guardate, per un farlo po'. Muovere con Vole. Il dito. C'è anche Musetta. È un po' acerbito. C'è anche Musetta, fammelo vedere. Dove? Scusate, qualcuno mi può aiutare? Sì, c'è anche il dito. Sì. E poggiadito dei pets. In modo tale che tu, anche se non hai il... Mi potete aiutare? No. Se anche tu... Perché? Perché no? Dai, aiutatemi! Lo sto per rompere questo! Aspetta. No, su serio, lo sto per rompere. Lo mettiamo dopo. È da mettere qua? Ho capito. Non è che un po' difficoltoso, no? Vedi un po' adesso? No, un po' più difficoltoso. Questo l'avevo messo qua, no? Vabbè, ragazzi, mo cerchiamo di togliere il blocco e le gambine del pony. Faremo una piccola appendice al video, giusto per far vedere come si muove il pony senza il blocco. Nel frattempo vi salutiamo. Giusto? Certo. Diciamo ciao, mettete un bel like, iscrivetevi al canale, ma soprattutto attivate la campanella. Ma soprattutto scriveteci nei commenti che nome dobbiamo dare a questa piccola pony. Che ha dei capelli stupendi. Perché non la chiamiamo Bianchina? No, io voglio avere qualche suggerimento dai nostri piccoli amici. Dai, un suggerimento cuccioloso per questa bella cucciolona. Ciao! Ciao! Buongiorno, le tagliere.